Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo speciale sul trofeo Triveneto Ciclocross. Ci troviamo a Valeriano di Pinzano al Tagliamento per raccontarvi oggi l'ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, valido come 14ª prova del Triveneto Ciclocross. Un fine settimana impegnativo, quello dell'Epifania per il circuito che ha visto tre tappe. Nel fine settimana e dopo la prova di venerdì 5 gennaio si ritorna a Valeriano di Pinzano al Tagliamento. Questa volta però si gareggia con percorso invertito e leggermente modificato in qualche punto. Sono le ore 10 e sono partiti i master di fascia 2, seguiti dopo una breve pausa dai master di fascia 3. Ad organizzare l'ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia è il team DP66. Nonostante le abbondanti piogge cadute fino a qualche ora fa, il fondo ci sembra tenga molto bene, anzi il fango è quasi assente. Intanto abbiamo visto Sergio Giuseppin prendere le redini della gara fascia 2 Master, seguito da Luigi Chiaroni. E in terza posizione Loknikar Bojan, mentre Flavio Zoppas è al comando per quanto riguarda i Master fascia 3, seguito in seconda posizione da Sante Schiro e poi da Giuseppe Dal Grande, 05 Bike Team. E dopo la gara di ieri a Scorzè, il meteo sembra più clemente oggi, ed è più clemente con i crossisti. Sergio Giuseppina intanto è sempre davanti per quanto riguarda i master di fascia 2, che deve guardarsi le spalle da Flavio Zoppas, che si è portato in seconda posizione assoluta. Ottima forma per l'atleta de El Corridor, appartenente alla fascia 3 dei master. Vediamo chi c'è ad inseguire Flavio Zoppas e intercettiamo l'azione di Gabriele Fabris. Alle sue spalle Loknikar Bojan, Giuseppe Dal Grande e subito dietro Sante Schiro del team Cicli Rossi. E nonostante la giornata fresca, c'è comunque molto pubblico ad applaudire i crossisti e ad applaudire Sergio Giuseppin, sempre al comando nei master di fascia 2, l'atleta del Delizia Bike Team. E sempre al comando tra i fascia 3, Flavio Zoppas ed El Corridor Team, che è ancora comunque secondo assoluto in questo ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia. Intercettiamo anche Luigi Chiaroni del Bici per Tutti, mentre questo è Gabriele Fabris in seconda posizione tra i master di fascia 3. La coppia Cicli Rossi, Sante Schiro e Ivan Pasa. E dopo la vittoria sotto la pioggia e con il fango di Giuseppe Dal Grande, ora è un po' attardato l'atleta del 05 Bike Team. Intanto transita anche Loknikar Bojan. Ma andiamo subito sotto il rettilineo d'arrivo, perché è braccio al cielo per Sergio Giuseppin del Delizia Bike Team, che va a vincere. Ottima prova per Sergio e attenzione, perché secondo assoluto è Flavio Zoppas de El Corridor, che fa sua la classifica dei master di fascia 3. Arriva anche Gabriele Fabris, secondo tra i fascia 3, e subito dietro di lui Luigi Chiaroni, che si aggiudica la seconda posizione tra i master 2, mentre Sante Schiro sale sul terzo gradino del podio dei master di fascia 3. Stessa posizione per il compagno di squadra Ivan Pasa, però tra i master di fascia 2. E intanto si stanno preparando in griglia gli esordienti, con in palio le maglie di campione regionale per il primo anno. Sono pronti a partire gli esordienti del primo e del secondo anno, con
le colleghe esordienti. E scatta lo start degli esordienti del secondo anno. Per queste categorie la gara è calibrata sui 30 minuti. E partono anche gli esordienti del primo anno. Attenzione, una caduta subito in partenza. D'altronde è facile toccarsi con il manubrio e cadere, ma l'importante è rialzarsi subito e riprendere la gara. Mentre sono partite anche le ragazze esordienti del primo e del secondo anno. Ai box intanto c'è già fermento, mentre Alessio Borile ha già preso il largo. Tra gli esordienti del secondo anno, ottima partenza per l'atleta del DP66, seguito da un terzetto formato da Lucio Baccini, Sebastiano D'Aiuto ed Enrico Mazzocato. Ad inseguire tutto solo Simone Gregori della ciclistica Pieris. Riccardo Toffull con Cristiano Lessi. Conegliano Bike Team quest'ultimo. Atleta veneto. Altro veneto, si tratta di Alberto Finetto al comando tra gli esordienti del primo anno. Inseguito da Gabriele Molinari, Jumps Bike Team Buia. Mentre in terza posizione troviamo in questo punto Mattia Paladin del Pavanello Racing Team, che ha alle sue spalle Irene Righetto, in testa tra le donne esordienti del primo anno. Mentre per quanto riguarda il secondo anno, davanti c'è Rebecca Anzisi, eccola, l'atleta del Jumps Bike Team Buia. Una grande prova per Irene Righetto, che si è portata sin da subito davanti anche alle esordienti del secondo anno. Mentre intercettiamo anche Alice Viezzi del Bandiziol Cycling Team, inseguita da Matilde Carretta, GS Mosole, campionessa veneta. Ed è sempre tutto solo al comando Alessio Borile, il bravo atleta del DP66, che sta guadagnando secondi sugli inseguitori, ora inseguito da Sebastiano D'Aiuto in seconda posizione e terzo posto per Simone Gregori. Seguiamo l'azione anche di Lucio Baccini, si spinge la bicicletta in questo punto. Nuovamente in testa con gli esordienti del primo anno, dove anche Alberto Finetto ha fatto il vuoto dietro di sé. Ottima prova anche per l'atleta dell'Hellas Monteforte, seguito da Gabriele Molinari del Jumps Bike Team Buia. Ma è già tempo di arrivi, dove a vincere tra gli esordienti del secondo anno è proprio lui. Si tratta di Alessio Borile del DP66. Dopo una gara sempre in testa, si lascia alle spalle Sebastiano D'Aiuto del pedale manzanese, eccolo, e in terza posizione Simone Gregori della ciclistica Pieris. E grande, grande prova anche per Alberto Finetto, che va a vincere tra gli esordienti del primo anno, lasciandosi alle spalle Gabriele Molinari del Jumps Bike Team Buia, eccolo. E intanto arrivo anche per quanto riguarda le donne esordienti del primo anno, felicissima Irene Righetto del team Velociraptor, che va a vincere, lasciandosi alle spalle anche Rebecca Anzisi, eccola, l'atleta del Jumps Bike, che va a vincere tra le esordienti del secondo anno, seguita in seconda posizione da Matilde Carretta del GS Mosole. E terzo posto per Nicole Tasca. Mentre arrivo anche per Emma Deotto, che si aggiudica la seconda posizione delle donne esordienti del primo anno, e mentre questa è Giulia Bon, che sale sul terzo gradino del podio. E siamo intanto con la terza serie di partenze, quelle dedicate agli allievi del primo e del secondo anno, maschili e femminili. Tutto è pronto per il primo start e sono partiti gli allievi del secondo anno. Spicca la maglia di Filippo Grigolini, che prende subito il comando, l'atleta del Jumps Bike Team Buia.
e partono anche gli allievi del primo anno. Per queste categorie la gara è calibrata sulla mezz'ora. E infine le ultime a partire sono le allieve del primo e del secondo anno, tutte insieme. Ma andiamo subito sulla parte alta del tracciato, dove Filippo Grigolini, attenzione, ha già fatto il vuoto l'atleta del Jumps Bike Team Buia, campione italiano di categoria. In seconda posizione, lo vediamo ora, c'è Pietro Duregon del Sanfiorese. E terzo posto per l'atleta del Jumps Bike Team Buia, Samuele Mania. Ci sono già distacchi importanti tra gli atleti, mentre vediamo anche Daniele Leoni in quarta posizione, seguito da Gregorio Acquaviva ed Edoardo Tassi. E ottima prova anche per Massimo Bagnariol, già al comando tra gli allievi del primo anno, seguito in seconda posizione da Niccolò Marzinotto del team Bannia. Ad inseguire i due di testa c'è Pietro Genovese del GS Mosole, che ha alle sue spalle Matteo Martini, suo compagno di squadra. Gara donne allieve con Nicole Righetto da subito in testa alla categoria. Ottima prova anche per l'atleta del team Velociraptors, sorella di Irene, che abbiamo visto primeggiare tra le donne esordienti. Anna Rita Calligaris intanto è in seconda posizione, e terzo posto per Carlotta Petris del DP66. Spinge la bicicletta anche Rachele Cafueri, che ha alle sue spalle Sara Peruta del DP66. Ma torniamo nuovamente in testa nella gara degli esordienti del secondo anno, dove Filippo Grigolini continua a macinare secondi sugli inseguitori, che sono sempre Pietro Deon in seconda posizione, mentre al terzo posto, eccolo, bici spalla, c'è Samuele Mania, che ha alle sue spalle Daniele Leoni della Libertas Raiffeisen. Mantiene la testa degli allievi del primo anno anche Massimo Bagnariol del Bandiziol Cycling Team, inseguito dall'allievo del secondo anno Edoardo Tassi. Spinge la bici anche Niccolò Marzinotto in seconda posizione tra gli esordienti del primo anno, mentre questo è Pietro Genovese al terzo posto, l'atleta del GS Mosole. Praticamente posizioni invariate per questa categoria, mentre transita anche Matteo Martini. Ma è già tempo di arrivi, dove, attenzione, braccio al cielo per Filippo Grigolini, il campione italiano del Jumps Bike Team Buia, va a vincere il Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, seguito in seconda posizione da Pietro Deon del Sanfiorese, mentre Samuele Mania del Jumps Bike chiude in terza posizione. Alza le braccia al cielo anche Massimo Bagnariol del Bandiziol, che va a vincere tra gli allievi del primo anno, seguito in seconda posizione da Niccolò Marzinotto del team Bannia, mentre Pietro Genovese sale sul terzo gradino del podio. Donne allieve, ed è arrivo per Nicole Righetto del team Velociraptors, che va a vincere, seguita in seconda posizione da Carlotta Petris del DP66, mentre chiude in terza posizione, spingendo la bicicletta, Anna Rita Calligaris del Sorgente Pradipozzo. E infine premiazioni finali e vestizione delle maglie di campione regionale Friuli Venezia Giulia per gli esordienti del primo anno, che vanno a Emma De Otto e Gabriele Molinari.
Il giudice controlla le gomme delle biciclette che, ricordiamo, devono essere di larghezza massima di 33 mm. Pronte intanto le Open Women, abbiamo visto Eva Lechner, questa è Chiara Selva, che partiranno con gli juniores. A tenere d'occhio gli atleti anche il CT della Nazionale, Daniele Pontoni. E scatta lo start della categoria juniores. Per queste categorie la gara è calibrata sui 50 minuti. Pochi istanti di pausa e partono anche le Open Women insieme alle Junior Women. È ultima partenza per questa serie dedicata alle Master Women. Vediamo la maglia tricolore di Chiara Selva, che dovrà vedersela oggi con Paola Maniago, Ilenia Lazzaro, Stefania Leschiutta. Andiamo subito nella parte alta del tracciato, dove ha preso il comando Stefano Sacchet del Sorgente Prati Pozzo, seguito in seconda posizione da Ettore Fabbro e da Giacomo Serangeli, compagni di squadra del DP66. Quarta posizione per Alessio Paludniak, quinto è Pietro Cao. Passaggi molto impegnativi questi nella parte alta del tracciato, tracciato che, ricordo, si deve percorrere in senso inverso rispetto alla prova di venerdì 5 gennaio. E intercettiamo anche la pluricampionessa altoatesina Eva Lechner, che ha già preso le redini della gara Open Women. L'atleta del cycling Ale Team, seguita in seconda posizione da Letizia Borghesi, e terzo posto per Asia Zontone, inseguita da Romina Costantini e da Ilaria Tambosco del Sanfiorese. E attenzione, qualche problema per Giada Martinoli, che si incastra con il pedale sul paletto, un passaggio sicuramente non facile questo. E qualche problema anche per Beatrice Fontana. Intanto il pubblico acclama le crossiste dell'ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, viene acclamata anche Chiara Selva del Spezzotto Bike Team, subito al comando tra le Master Women. Seconda posizione per Ilenia Lazzaro del team Cingolani, l'esperta crossista padovana, nonché collega giornalista. Ma torniamo in testa alla gara juniores, dove al comando c'è sempre l'atleta del Sorgente Prati Pozzo, Stefano Sacchet. E guadagna invece qualche cosa Ettore Fabbro, in seconda posizione l'atleta del DP66, ad inseguire una coppia formata da Giacomo Serangeli e Pietro Cao. E nonostante le piogge di ieri, sicuramente il terreno qui a Valeriano di Pinzano Tagliamento ha tenuto molto molto bene, non c'è quasi traccia di fango. E continua la performance vincente di Eva Lechner, l'altoatesina del Ale Cycling Team, sempre inseguita da una agguerritissima Letizia Borghesi del Educational Cannondale, mentre in terza posizione si è portata Romina Costantini del Sorgente Prati Pozzo. Ilaria Tambosco occupa la prima posizione tra le donne junior, ora tallonata da Asia Zontone. E seguiamo l'azione anche di Giada Martinoli, Ale Cycling Team. Sempre tra le donne junior, questa è Sabrina Rizzi del Jumps Bike Team Buia. E intanto continua la cavalcata solitaria di Stefano Sacchet. Lo vediamo scendere dalla parte alta del tracciato in contropendenza, curva a sinistra e poi giù, sempre inseguito
da Ettore Fabbro, DP66, che ci sembra accorciare le distanze. In terza posizione sempre Giacomo Serangeli. Siamo alla 14ª prova del trofeo Triveneto Ciclocross. Dopo questo fine settimana molto impegnativo con 3 prove, ci porteremo verso il rush finale il 14 gennaio a Trebaseleghe nel Padovano e l'ultima prova il 21 gennaio a Ponte della Muda in provincia di Treviso. Intanto Eva Lechner è sempre saldamente al comando tra le donne Open, sempre inseguita da Letizia Borghesi del team Educational Cannondale. Tratto in contropendenza e poi giù nella parte bassa del tracciato. Mentre, attenzione, passa in terza posizione Asia Zontone, che si è disfatta della compagnia di Ilaria Tambosco. E si porta in quarta posizione Giada Borghesi del team Lapierre Trentino, che ha alle sue spalle Romina Costantini, che attenzione in questo punto la supera la Trentina. Intanto è già arrivo per Ettore Fabbro, che va a vincere davanti a Stefano Sacchet, e terza posizione per Giacomo Serangeli. Siamo con gli juniores, mentre braccio al cielo per Eva Lechner della Le Cycling Team, che fa suo l'ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia, lasciandosi alle spalle Letizia Borghesi del Educational Cannondale e Asia Zontone. Tra le Master Women vince Chiara Selva, seguita da Ilenia Lazzaro e Paola Maniago, che conclude in terza posizione. E siamo con l'ultima gara di giornata, quella più attesa, la gara Open maschile. Gli Open partiranno con i colleghi Master di fascia 1. In griglia Filippo Fontana, insieme con il compagno di squadra Daniele Braidot del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, che dovranno vedersela oggi anche con Tommaso Cafueri, Martino Fruet. E scatta lo start della categoria Open maschile. La gara per queste categorie è calibrata sull'ora. È un'ora di gara anche per i Master di fascia 1, dove si porta subito al comando Marco Delmissier, il campione italiano della categoria. E le montagne della Carnia sono innevate. Siamo nella zona dei box, dove ha già fatto il vuoto il campione italiano Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, inseguito ora da Tommaso Cafueri del DP66. Terza posizione per Cristian Calligaro, quarto è Tommaso Tabotta e transita anche Daniele Braidot in quinta posizione. L'atleta goriziano. Seguiamo anche Matteo Ceschin, seguito dal trentino Martino Fruet. Siamo con la gara Master di fascia 1 ed è già lotta a due tra Michele Marescutti e Marco Delmissier, i due friulani. Ad inseguire il duo di testa Nicola Marson e Riccardo Gregoris, Sportway Cycling Team. Mentre questo è Diego Lavard del Fox Team. E Filippo Fontana è sempre davanti a tutti, è velocissimo il campione italiano, che è l'unico che gira sotto i 7 minuti. E attenzione, perché si porta in seconda posizione il compagno di squadra Daniele Braidot, che ha raggiunto e superato gli avversari. Seguiamo Cristian Calligaro in terza posizione, poi Matteo Ceschin del Bosco di Orsago, Tommaso Cafueri e Martino Fruet. È in sesta posizione il trentino del team Lapierre. Settimo posto per Tommaso Tabotta, DP66.
E attenzione, tra i master di fascia 1 si è portato al comando Michele Marescutti, che ha già un buonissimo margine di vantaggio su Marco Del Missier del Bandiziol Cycling Team, mentre in terza posizione c'è sempre Riccardo Gregoris del Fox Team. Ed è sempre più veloce Filippo Fontana. Sta affrontando ora il tratto in contropendenza l'atleta del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, che sta cercando un'ennesima vittoria al Trofeo Triveneto Ciclocross, inseguito sempre dal compagno di squadra Daniele Braidot. E attenzione, perché si porta in terza posizione Martino Fruet, che si lascia alle spalle Cristian Calligaro, eccolo l'atleta del KTM Alchemist, mentre Matteo Ceschin occupa ora la quinta posizione a questo ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia. Michele Marescutti continua sempre in testa tra i master di fascia 1. E seguiamo già il passaggio di Filippo Fontana, che ha appena doppiato Marco Del Missier. Lo vediamo alle sue spalle, in seconda posizione tra i master di fascia 1. Filippo Fontana è inseguito ancora dal compagno di squadra Daniele Braidot. Guardate con che potenza affrontano le salite i due campioni del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria. Seguiamo anche Riccardo Gregoris, sempre al terzo posto tra i master di fascia 1, e terzo anche Martino Fruet nella classifica Open maschile. Seguiamo l'azione anche di Cristian Calligaro. E quinto posto per Matteo Ceschin, Bosco di Orsago. Andiamo subito sul rettilineo d'arrivo, dove a vincere, braccio al cielo, è Filippo Fontana. Ennesima vittoria per l'atleta del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria, mentre fa sua la gara dei Master Fascia 1 Michele Marescutti, seguito in seconda posizione da Marco Del Missier, mentre chiude anche Daniele Braidot, che sale sul secondo gradino del podio nella gara Open maschile, seguito da Martino Fruet, che sale così sul terzo gradino del podio. E medaglia di legno per Cristian Calligaro del KTM Alchemist. Quinto posto per Matteo Ceschin del Bosco di Orsago. Ora premiazioni finali, ed è tutto per l'ottavo Gran Premio del Friuli Venezia Giulia. Da Valeriano di Pinzano al Tagliamento, provincia di Pordenone, il Trofeo Triveneto Ciclocross torna la prossima settimana con la prova di Tre Baseleghe nel Padovano. Un saluto da Carlo Rosa e buone pedalate a tutti!